l'angolo via Casasco, nel quartiere dell'Ortica, nel municipio 3. Alle mie spalle vedete un prato, a tutti gli effetti questo è un prato con un bel buco nella rete perimetrale. La manutenzione di questo spazio, che però sarebbe di proprietà dell'Università degli Studi di Milano, è invece in carico al Comune. Perché? Perché il Comune ha avuto la bella idea, qualche anno fa, di chiedere all'Università il comodato d'uso per quest'area. Perché? Per addossarsi le spese dell'Università? Non credo. Perché in realtà voleva realizzare un giardino condiviso. Il giardino condiviso è stato inaugurato il 23 settembre 2017, in pompa magna, alla presenza di Colgotta del PD, compreso l'onorevole Lia Quartapelle, quella del barcone del clandestino Città Studi, perché doveva ospitare le attività del quartiere di carattere aggregativo incentrato sulla botanica. A 7 mesi dall'inaugurazione noi vediamo là in lontananza 4-5 vasi buttati via a caso, lì vediamo dei nastri che non si capisce che cosa sono, sostanzialmente non vediamo assolutamente nulla. Questo è il giardino condiviso, mi chiedo condiviso da chi? Forse in primavera sarà condiviso dagli insetti che torneranno a vivere in quest'erba. Forse adesso è condiviso dagli abusivi che hanno fatto questo buco per passare e nascondersi più facilmente nella zona dell'ex scalo ferroviario. Forse è condiviso dai topi. Dunque, sappiamo comunque con certezza, lo possiamo vedere, che dall'assenza totale di strutture, che il progetto obiettivamente sta fallendo. Allora io mi chiedo, perché continuare il Comune ad accollarsi le spese di gestione, le spese di spazio, eccetera, eccetera? O ci si inventa qualcosa di diverso, forse è meglio dichiarare fallimento e ridare l'area all'università.